Nel corso del VII-VI millennio, ampi territori della pianura alluvionale vengono occupati da comunità sedentarie che, grazie all'impiego di tecniche di irrigazione estensiva e controllo delle acque, possono sfruttare le numerose risorse di un territorio poco esteso, ma molto produttivo. Si apre così una nuova fase nella storia della Mesopotamia, il periodo Ubaid, caratterizzato da profondi mutamenti culturali e sociali. Tratti distintivi delle fasi mature di questa cultura, che nel quinto millennio raggiunge una diffusione senza precedenti, sono la produzione di ceramica decorata con motivi molto semplici e ottenuta mediante l'uso del tornio lento, di figurine antropomorfe, per lo più femminili, quasi identiche, di falcetti di argilla per tagliare le canne. Ma ancor più interessante è senza dubbio l'emergere di élite nell'ambito di società apparentemente ancora poco strutturate. L'indizio più evidente è la comparsa in diversi siti della Mesopotamia di edifici di grandi dimensioni e struttura complessa, costruiti accanto alle semplici abitazioni. La pianta tripartita di questi edifici replica su scala maggiore la fisionomia delle coeve abitazioni, generalmente caratterizzate da una sala centrale e da due file laterali di ambienti. Nel corso del periodo Ubaid, oltre alle numerose varianti regionali, si viene a definire anche una nuova tipologia architettonica monumentale. A Uruk, Tell Ukwair e a Eridu, alcuni edifici si innalzano su piattaforme, presentano le pareti esterne rinforzate e decorate con pilastri, gli ambienti angolari sporgenti e una vasta sala centrale con podi, accessibile da diversi ingressi. Ma qual è la loro funzione? Templi o piuttosto sale di ricevimento per riunioni indette dal capo della comunità, lontani precursori della casa degli ospiti irachena. Difficile dirlo in assenza di chiari indizi e in contesti così arcaici, in cui la distinzione tra sacro e profano è molto sfumata e di difficile lettura. In ogni caso, la monumentalità senza precedenti degli edifici di Eridu, la particolare enfasi della sala centrale, nonché il loro insistere per un lungo arco cronologico nella stessa area dell'abitato, in seguito occupata da edifici di inequivocabile natura templare, non sembrano escludere un'iniziale forma di controllo politico ed economico da parte di persone o famiglie di alto rango, verosimilmente legittimata dal loro ruolo religioso.